il foil d'acciaio nel C40, diciamo modificato, degli americani stanno lavorando un po' sui foil vari. È interessante, insomma, l'ultima versione sembra essere il classico foil, diciamo, piatto, Sì. il foil piatto con però una finitura esterna che è sicuramente tipo acciaio, Sì, sembra diciamo alla vista molto lucida. esatto, molto molto lucido, insomma, comunque diciamo che qualche parte d'acciaio sembra che ce l'abbiano un po' Sicuramente. tutti, sembrerebbe comunque tutti la stiano un po' provando. In questo caso sembra veramente che tutto il pezzo sia d'acciaio, anche Tutto perché sembra che la finitura passi da essere completamente liscia a essere d'acciaio. leggermente sabbiata, insomma, comunque sembrerebbe, non so come chiamarla, sia opaca, Sì, diciamo, esatto, opaca. opaca lucida. E diciamo che cioè, l'unico materiale che ti permette di non avere una verniciatura è l'acciaio, proprio Esatto. nel regolamento. Però è strano perché tutti noi pensiamo, no, nel senso, quando pensi barca regata Coppa super estrema, America. leggerezza, eccetera, carbonio obbligatorio, no? Esatto. Per tutto, no? Quando pensavamo addirittura ai foilarme, dicevamo, non riuscivano a farli, per cui addirittura hanno pensato ai fari d'acciaio. In questo caso stiamo parlando di una scelta di un team Sì. che però potrebbe avere le sue giustificazioni. In primo luogo è un oggetto che deve pesare. Esattamente, non è che deve pesare, cioè deve avere un peso di stazza, che però non è un peso di Cioè, stazza leggero, cioè irrilevante, comunque è un una tonnellata e peso due, sì. esatto, Una tonnellata e due importante. qualcosa. Ognuno dei due, diciamo, dei due foil deve Esatto. pesare questo, che non è obiettivamente poco. Se tu No. lavori col carbonio, obiettivamente non ci arrivi. Esatto, e per arrivarci deve fare qualcosa estremamente massiccio. Esatto, che magari non è quello che tu vuoi fare. Abbiamo sempre detto che l'escamotage è sempre stato quello che poi anche funziona, di fare, diciamo, una fusoliera, quindi un siluro centrale nel quale metti il Del peso piombo, e il esatto. piombo, e poi invece le ali le tieni leggere. Però è anche vero che lo stesso spessore di questo siluro, anche lo stesso profilo di questo siluro, può essere un problema, È no? certo, è che tutti i corpi producono resistenza. Il corpo portante produce portanza, quindi diciamo, lo accetti. Una fusoliera invece produce solamente resistenza, quindi se noi andiamo a diminuire la sezione della fusoliera, è chiaro che non abbiamo un vantaggio in resistenza e non abbiamo, perché diminuiamo la resistenza e però di contro non andiamo a diminuire la portanza. Sulle ali noi andiamo a diminuire la resistenza, però diminuiamo anche la portanza. Qua invece no, andiamo a ridurre solamente la resistenza e quindi è un bel vantaggio. È un bel vantaggio, quindi diciamo fare tutto il pezzo appunto con un materiale più pesante può consentirti di fare un qualcosa sostanzialmente di più sottile, Più che può efficiente. essere più efficiente, più sottile, e può essere molto interessante. Tra il foil di destra, che è quello diciamo vecchio degli americani, e quello di sinistra, che è quello nuovo, ci sono anche dei cambiamenti. Tutti e due sembrano essere appunto d'acciaio di base, comunque costruiti d'acciaio. Ci sono dei cambiamenti, in particolare si vede proprio diciamo una specie di risega, Sì. di risega di Sulla parte parte del piccolo. succhiata nella parte posteriore, piuttosto evidente, che è uno dei tanti tentativi di diminuire, diciamo, lo spray, Sì, l'overspray che esatto. hanno queste barche, che sono la ragione per cui sono tutti sempre bardati, Guarda, vedere sostanzialmente se produce esatto. uno spray continuo e una doccia continua Anche se volano sono molto quando bagnate come Esatto, barche. navighi così, insomma, diciamo che questi foil hanno varie limitazioni, una delle quali è la simmetria del pezzo, che comunque veramente non aiuta a No. limitare questo spray. Beh, un tentativo potrebbe essere stato appunto, indoviniamo, insomma, il fatto di riduciamo la fusoliera, in più facciamo una forma risucchiata con una sorta di gradino che si vede abbastanza sopra, per evitare che questo spray risalga. Però la domanda che ti facevo era quella, cioè, cosa te ne frega di quel che succede dopo il passaggio della barca? Cioè, non è cioè, il fatto che ci sia spray o no, non me ne frega In niente, no? realtà E invece no. no, diciamo che finché siamo nel subsonico, tutto ciò che avviene prima e avviene dopo influenza l'istante attuale. Diciamo che in linea teorica il primo vortice influenza che si stacca quando il corpo portante produce portanza, influenza quindi al tempo zero influenza tutto lo storico del volo.
In realtà non è così, però tutto ciò che avviene prima all'istante precedente influenza ciò che avviene all'istante successivo e quindi a piccoli istanti l'istante successivo si porta sempre un pezzo di storia e quindi nel subsonico tutto ciò che avviene dietro ne risentiamo. Certo, infatti una scia pulita è di solito l'indice di barca più veloce, una scia Esatto. sporca è l'indice della barca più lenta. E questo qua, effettivamente, l'eliminazione di questo overspray potrebbe avere assolutamente un senso. Sì, anche perché Dice. diciamo, l'overspray è un vortice che ha un effetto dissipativo. Se noi andiamo a ridurre questo vortice, andiamo a ridurre l'effetto dissipativo e quindi anche qua l'effetto dissipativo è una resistenza, andiamo a ridurre la resistenza, andiamo a aumentare l'efficienza. E non è una resistenza a poco, infatti No. aveva fatto, facendo un confronto tra diciamo, la barca degli americani e ad esempio un volo classico della barca neozelandese, per dire, comunque la differenza è abbastanza notevole. Sì, si vede Sembra proprio abbastanza ad occhio. che quando la barca americana è proprio sull'altezza giusta, quasi Non non esatto. produca spray, e penso che un po' il tentativo sarà quello. Cioè, è chiaro che azzeccare quel gradino e farlo funzionare perfettamente Difficile. non è semplice, però comunque è un tentativo assolutamente Sì, non interessante. diciamo che tutto quello che stiamo vedendo, il focus principale è quello di andare a ridurre il più possibile gli effetti resistivi. Certo. E chi lavora sulla forma dei foil e chi invece lavora sulle finiture e sulla parte verticale. Un'altra cosa interessante è capire, ma passando dal carbonio all'acciaio, che differenza di comportamento possa avere? Perché poi è chiaro che, diciamo, i numeri magari dei materiali sono abbastanza simili, o forse sono diversi, o forse uno flette di più, uno di meno, ma quello che tutti noi penso abbiamo notato è che il tipo di reattività di un materiale rispetto all'altro Certo. è proprio diverso. Cioè il carbonio è nervoso, diciamo, tende ad essere nervoso, mentre l'acciaio Sì, c'è una più risposta diversa. morbido, esatto. Poi se noi andiamo a fare andiamo a equiparare il peso, quindi se abbiamo due foil uguali a parità di peso, il foil in carbonio naturalmente deve avere una struttura più spessa. Avere una struttura più spessa vuol dire una rigidità molto maggiore e questo si traduce esatto in nervosità. E se andiamo a pensare un effetto impulsivo come può essere un'onda. Beh, un'onda, avere un comportamento molto nervoso su un'onda è sicuramente meno gestibile avere un comportamento che ti permette un'elasticità maggiore. Esatto, quindi è la stessa ragione per cui non è che, per dire, su 470, per fare un esempio, non è che scegli la deriva per forza la più rigida possibile, anzi, Esatto. magari vuoi che pinneggi leggermente nel momento Inizia in a planare. cui inizia a planare, eccetera. Invece, e quindi riportando nel mondo dei foil, magari non vuoi avere il comportamento più nervoso possibile, che ti rende, diciamo, la barca più difficile da guidare È in un più certo instabile senso sicuramente. e più instabile, invece forse vuoi abituarti magari a una reazione un po' più morbida, che ti assorbe un po' come se assorbisse l'asperità del Esatto. mare. Questo potrebbe essere molto interessante per poi sviluppare velocità in maniera continua e avere magari una velocità media più costante Esatto, magari avere piuttosto un che picco un più picco un po' basso, ma una inferiore, media più esatto, alta. una media più alta, soprattutto in una zona ondosa tipo quella in cui si andrà a regatare. Bene, quindi questo potrebbe essere molto interessante questo sviluppo, e vediamo anche un po' cosa stanno facendo gli altri team. Pare che comunque il foil a W degli inglesi sia di nuovo tornato Sì, nel cassetto, comunque. esatto. Però Pare che sia rimasto nel non cassetto. demordo, no? Non demordo. Esatto. Pare che sia diventata una chaise longue di Benester, pare di sì. Esatto. Va bene. Ciao e buona giornata. Ciao. Ciao, ciao.